Ciao, sono Alice imbranata in viaggio. Oggi finalmente scopriremo se questo tipo di viaggio, bici più treno, è davvero per tutti. Perché è arrivato il momento di partire con la mia bici. Alla volta di Cervia usando il treno. L'itinerario sarà Alessandria-Milano, Milano-Bologna, Bologna-Cervia. Per me il viaggio è e deve essere per tutti e con i miei video te lo dimostro. Ok ragazzi, sono un po' agitata perché magari avrò difficoltà con la bici, prendi, sali e scendi dei treni, che poi è stato più difficile tirarla fuori da quella porticina, vabbè. Carico la bici in macchina e mi faccio portare fino ad Alessandria. In stazione nessun problema, tranne le scale per raggiungere i binari. Beh, ho caricato a braccio la bici e ora mi rimane che aspettare il treno. La prima vera difficoltà che ho incontrato? La carrozza bici non era segnalata col pittogramma e quindi non capivo dove potevo salire. Seconda difficoltà che ho incontrato? Salire con la bici sul treno. Per non perdere troppo tempo a cercare il pittogramma e quindi magari perdere anche il treno, sono salita dove mi è capitato, in questo caso nella seconda carrozza. E con non poche difficoltà. Non ci sono clip di questa mia difficoltà perché viaggio da sola e non c'era nessuno che potesse riprendermi durante la salita con la bici sul treno. Diciamo che ero già abbastanza in difficoltà con la bicicletta, se in più mi riprendevo. Dopodiché mi sono ritrovata in questa situazione. Allora, non so se è molto pratico, se sia possibile mettersi qui, ma io comunque non ho potuto trovare altro spazio. Per me sì, ma per la bici no. Così ho camminato per il corridoio della seconda carrozza, arrivando a quella che dovrebbe essere la carrozza bici. Ma quindi mi sono spostata fino alla fine della carrozza, notando che per salire avrei comunque dovuto fare gli scalini. Però ho trovato il posto dove si appendono le bici, avrei da appendere lì, se proprio un vagone apposta, poi lì ti devi sedere di là. Però io qua non mi fido a lasciarlo. Alla fine ho optato per mucchettarla. Mucchettarla lì non ha senso. Speriamo, incrociamo le dita. Devi sapere che una delle mie paure a riguardo di questo viaggio, oltre alla scomodità logistica dello spostarsi con la bici in treno, è per l'appunto che mi rubino la bici. Ok, non sarà la bici di Bartali, ma è la mia bici. So anche cosa ti stai chiedendo. Allora Alice, perché hai portato questa bici? Beh, vatti a guardare questo video e capirai il perché. Quindi mi aspettavo un viaggio fino a Milano accompagnato da queste domande. La bici sarà al sicuro? E se me la rubano? Il lucchetto sarà sufficiente? La prendono e scendono dal treno. Ma non solo, c'era un'altra piccola preoccupazione. Sara, io non la vedo molto stabile, ma vabbè. Insomma, il mio primo mini cicloviaggio in treno non era partito col piede giusto, meglio dire col pedale giusto. Già stanca e in guardia costantemente sul potenziale furto della mia bici, ho continuato a fare avanti e indietro dal corridoio ad ogni fermata per controllare che la bici fosse ancora lì. Arrivo a Milano e mi incontro con Ale. Mi incontro con lo sconosciuto. Uno sconosciuto! Ciao Ale! Mannaggia, non abbiamo ripreso l'ingresso con le borse. Vabbè, ma era comodo, un'entrata comoda. Anche il corridoio è molto più comodo. Scopro che la soluzione a tutti i problemi che ho riscontrato finora si chiama ROC. Ovvero i treni nuovi che facilitano l'ingresso con la bici dispongono di un posto comodo dove la puoi anche chiudere in maniera pratica e sicura. Ma paura più grande si è manifestata nei confronti di Ale. Il viaggio fino a Bologna è stato comodissimo e in ottima compagnia. Non ci rimane che prendere il treno per Cervia, quindi cambiare binario. Ecco la soluzione al problema scale, ascensore. Piccolo, ma c'è. Pericolo. L'ascensore scende. Lo zaino pure.
Devo fare un piccolo disclaimer sul discorso ascensore. Immagina che devi fare un cambio di treno e che il tempo per fare il cambio sia poco. Vuoi perché hai scelto proprio tu di avere poco tempo per fare il cambio o vuoi perché il treno sul quale eri era in ritardo? Scendi dal treno e l'ascensore è esattamente dalla parte opposta dalla quale sei tu. Già lì ci vuole troppo tempo per arrivare all'ascensore. In più mettiamo il caso che hai deciso di prenderlo comunque. Ci sarà sicuramente altra gente che ne vorrà usufruire e quindi ci sarà la coda. La scelta più rapida in quel caso è prendere la bici a braccio e portarsela giù dagli scalini e su dagli scalini. Nel fare però questi video ho fatto una piccola ricerca e ho notato che nelle nuove stazioni stanno inserendo questo piccolo accorgimento. Nient'altro che una piccola rampa accanto agli scalini che ti permette di mettere la bici e di spingertela con molta facilità. Prima di proseguire, se il video ti sta piacendo e pensi che sia utile, ti sarei grata se mettessi un like e ti iscrivessi al canale. Solo così puoi aiutarmi a far crescere questo piccolo grande sogno. Grazie mille! Arrivati al binario, aspettiamo il treno che ci porterà a Cervia. Saliamo e questa volta Ale decide di lucchettare la bici. Saggia decisione. Il viaggio prosegue molto tranquillamente fino a quando... Ale, è arrivato un messaggio. Comunicazione della Protezione Civile. Aggiornamento maltempo, domani martedì 16. Evitare la zona del parco fluviale, la pista ciclabile è limitrofa. Nonostante il messaggio, decidiamo comunque di arrivare fino a Cervia. Ormai mancava poco. E finalmente si pedala. Proprio fuori forma, eh. Ok, tiriamo le somme di questo viaggio. Posso dire di avere 3 consigli da darti che io stesso ho applicato e che hanno funzionato alla grande. 1. Scegli la bici più leggera che hai e 2. Porta lo stretto necessario. Queste 2 cose insieme ti permetteranno di essere più agevole negli spostamenti con la bici in stazione. E per ultimo 3. Se devi fare dei cambi treni, pianificali almeno ad una mezz'ora uno dall'altro. Questo perché? Perché spostandoti con la bici in stazioni affollate devi considerare tempi più lunghi. Ma allora, questo tipo di viaggio è davvero per tutti? Ogni viaggio è davvero per tutti. L'importante è conoscere i propri limiti e organizzare il viaggio in base a quelli. Perciò, per intraprendere al meglio anche un viaggio di questo tipo, io ho pensato a quali sono i miei punti di debolezza e a quali erano le difficoltà alle quali sarei andate incontro e ho attuato un piano in base a questo. Fare questo procedimento a monte del viaggio mi ha permesso di fare le scelte giuste che potessero rendere questo viaggio alla mia portata, nonostante tutte le difficoltà che portava con sé. Perché alla fine un viaggio deve essere piacevole, bisogna goderselo e bisogna anche trarne tutti gli insegnamenti che solo un'esperienza di questo tipo ti possono dare. Per questo credo profondamente nell'organizzazione di ogni minimo dettaglio e non solo perché sono un'imbranata in viaggio, ma perché penso che il viaggio sia uno dei più grandi maestri che ci siano. Nei prossimi vlog, ho sempre desiderato dirlo, review dell'Airbnb, saline, spiagge, ciclabili romagnole, Cesenatico e fritto misto per un totale di 31 km. Anche secondo te questa tipologia di viaggio può essere alla portata di tutti? Sì? No? Perché? Scrivimi nei commenti, non vedo l'ora di leggerti.